Credo che il monumento alla vittoria sia lì e quindi si possa entrare da là. Credo, eh. Ah no, non è una grotta, è un passaggio verso l'altra parte. Solo che non capisco perché le fa così che uno non può neanche salire. Perfetto. Punto d'attracco. Oh, cibo. Sì, rompiamolo con le torce. Già decisamente quell'isola è sospetta. Credevo che fosse questa l'isola, invece è un'altra. È staccata. Non me l'aspettavo. Jump! Oh, un blocco blu. Quello è il prossimo posto da visitare. Un blocco blu, ci deve essere qualcosa. Per ora di Super Hostile c'è solo il cibo. Però sono sicuro che Vex ha preparato qualcos'altro per coloro che giocavano a questa mappa. Là c'è qualcosa di strano, sembra Moston, già Moston. E lì c'è un portale, quindi prima vado alla Moston, che è più vicina. Canne da zucchero, cosa posso craftare con le canne da zucchero? Vabbè, le piglio, poi ci penso. Perfetto, tre bastano. Ne ho prese due, va bene uguale. Cibo, perché sto veramente scarseggiando. Dungeon 1, Easy Newbie Dungeon. Merda. Ah, ok, no, mi stavo già preoccupando perché stavo scavando mentre ero sulla sabbia. Mai farlo. Dammi la tua carne. È tutto ciò che mi interessa di te. Uno spawner. Sì, con questa picca, forse l'anno prossimo. C'è della luce, ma non è che mi fidi molto. Fermati! Guardati intorno. Ok, tutto a posto. Uno spawner! Questo era bastardo. Questo era bastardo. E ti spawnano dietro mentre tu sei lì a cercare di raccogliere la lana bianca. E quindi ne abbiamo trovate due. Ah, lì c'è un passaggio, ma voglio andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Perché c'erano due percorsi. Quindi andiamo di qua. Ah. Nessuno spawner? No. Oh, grazie al cielo. Leather. Cosa me ne faccio? Flint, rail, cioè a non finire. Cobweb, redstone torch. Che cosa me ne dovrei fare? Prendo le cose più importanti, eh. Queste possono servire. Troppi stack. Prendo tutto tranne e metto giù rail perché sono inutili. Cioè, sono inutili soprattutto se ti dà le altre rail. Non capisco cosa me ne dovrei fare. Cioè, cosa mi servono tutte quelle cose? Però vabbè, le tengo. Avrei preferito un bel paio di pork chop. Se qui non si può entrare, sono morto. Oh, grazie al cielo si può entrare. Dungeon 2. Oh, che fortuna. Ne ho trovato un altro. Sinceramente, no, non mi fido. Per niente. Oh, c'è qualcosa che non va in questa cosa. Ok, crafto una crafting table. Ah, era lì di fianco. Più che altro mi voglio fare almeno l'armatura in leather. Guardate, è cambiata anche la skin dell'armatura. Non
Non so se si chiami skin. No, i pantaloni ce li ho già. Vabbè, facciamo così. Cap. E le scarpe. Scarpe. Quindi, cap. Non voglio questo. Voglio le scarpe. Scarpe. Ok, ho tutto. Questo è pieno. Iron Sword. Queste sono cose da prendere. Droppo un po' di cose. Poi al massimo le verrò a riprendere. Quando mi girerà. Cookie! Dove sta andando per risalire? Ah, no, non possono salire. Quindi se riesco a non farmi sbattere giù, sono salvo. Devo droppare un bel po' di cose. Sono veramente pieno di cose inutili. Beh, questi... almeno uno stack. Ok. Biscotti. Biscotti a tutti i costi. Biscotti, music disc, stone pickaxe, iron ore, coal, stick. Queste sì che sono cose utili. I dischi te li puoi anche tenere, te li regalo. Qui che... ma che diavolo? Ok, allora, non guardiamo l'Enderman e proseguiamo. Devo mangiare un biscotto. Ok, per una super hostile map i biscotti non sono proprio il cibo migliore. Bastard, bastard. Tranquillo, Enderman. Oddio, perché i rumori strani? Odio i rumori strani in Minecraft. E odio soprattutto chi mi spara per farmi cadere da sti cosi. Au! Bastardi! Si sono messi d'accordo! Muori! Wow, shottato appena in tempo. Uno switcher? Cosa me ne dovrei fare di uno switcher? Switcher. Non voglio cadere! Se cado sono morto al 50%. Tu sì però. Oh mio Dio, no, gente, devo andarmene da qua. Sono morto se rimango qui. Non sono ancora preparato psicologicamente per fare sta cosa. Quindi direi di tornare indietro. Lo rifaremo, cioè torneremo qui appena sarò più preparato psicologicamente e mentalmente. Gunpowder. No, grazie. Recuperiamo un po' della roba che abbiamo droppato. Dalle cobweb si può ottenere la stringa? No. Quindi bookshelf. No, no, non è che mi attaccano all'improvviso. No, ho droppato le stringhe. No, 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 le stringhe sono da tenere. Ok, dai, torniamo indietro. A sapere come si esca. Come si esce. È uguale. Scale. Scale. Potevo mettere le scale. Ok, vediamo un po' come uscire. Ah, lì è aperto. Non credo che però ce la riesca a fare con l'aria. Quindi rientrerò da dove sono uscito. Entrato. E abbiamo ancora da guardare quella zona davanti. Però prima di guardare quella zona mi serve una cesta dove lasciare un po' di roba. Non dirmi che sta piovendo. No. Sì. Ovviamente. Vi giuro, quando piove perdo 30 fps, da 60 in cui registra normalmente a 30. Cioè, è normale, perché la fluidità è la stessa, però mi fa venire un nervoso. Soprattutto perché voi 30 fps in meno non li vedete, perché i video li renderizzo tutti a 60, a 30. Quindi anche se registra a 60 è totalmente inutile. Casa nostra è di là. Sì, perché c'è quel tunnel sotto la manica. Forse avrei dovuto prendere una barca. Ma la prendo per uscire. Cosa c'è qui sotto?
Ah, credo che abbiamo trovato il monumento. Victory Monument, Whitewall, ce l'ho proprio dietro, guarda. Perfetto. Orange, magenta, light blue, yellow, lime, pink, grey, light grey, cyan, purple, blue, brown, green, red, black, iron block, gold block e diamond block. Victory Monument. Ah, e una volta che hai terminato quelli... Ah, ok, se giochi in single player ti devi dividere queste cose, credo. Spring SMP, che diavolo è? Vabbè, non mi interessa, io prendo tutto. No, non prendo 10.000 letti, ne prendo uno solo. Però l'axe non me lo faccio scappare. Axe, boh. Quindi le string non mi servono... No, le string mi servono per altre cose. Non so cosa droppare, perché sono tutte cose che mi servono. Gli stick, me li posso rifare. E nient'altro. Fornaci, fornaci me le porto via. Per forza. Solo a craftarne una di queste ci vogliono 9 di coso. Che non ho. Buttare il cibo mi sembra da stupido però. Mi faccio così. No, non voglio lasciare lì il coal. Ok, metto giù questo, recupero il coal e me ne vado. Tu cosa ci fai qua dentro? C'è un coso per incantare. Visto che ci sono. Knockback. Efficiency. Avrò almeno livello 1. Power. Tanto per cambiare. Ora non ho più livelli. Muori! Muori! È un idiota stare spawnando nell'acqua. Che idiota. Oh, ciao. Perché non mi sta attaccando? Ok, torniamo a casa. Mi serve una crafting table. Non lo sto buttando seriamente, temporanea. Bella la crafting table che vola nell'aria. Proprio felice, tipo, yeah, sto volando. Prendiamo questo e si riparte. Ah, siamo incagliati. Esci. Ok, siamo fuori. Andiamo di lì e torniamo a casa. Con anche il letto. C'entra il buco. Ah, ok, di lì c'è un passaggio. Perfetto. Come distruggere una barca. Guida da Ari. Eppure là in alto c'è qualcosa, vedo del carbone. Boh. Beh, comunque abbiamo trovato il monumento alla vittoria. Abbiamo piazzato un blocco di quelli che... Quello lì era l'Enderman che cercava di venire da me. Abbiamo piazzato un blocco, abbiamo trovato il letto, quindi adesso piazzerò il letto e appena l'avrò piazzato in un posto decente potremo anche morire molto tranquillamente, quindi potremo fare il secondo trial, che era quello lì che ho abbandonato perché rischiavo di crepare in modo molto miserevole, misero, non lo so, uno di quelli. Ok, quindi ci piove dentro casa ovviamente perché non ho messo il tetto e... Ok, dai, va bene così. Mettiamo l'arezzo, questo, carbone, glowstone, leather, arrow, 50 bastano, quanto me le devo portare dietro. La pala, no, sbagliato, così. Fishing rod lo teniamo da parte perché ora ho un po' di cibo. Quindi, due fornaci, una picca, ovviamente una me la tengo, l'altra la metto via. Bookshelf, iron ore che devo cuocere. Ah, devo fare il blocco di iron, quindi me ne servono altri 7. La spada di riserva. Quella vabbè, la tengo. Il bow di riserva, vabbè. Non che mi serva. Pork chop, teniamo. String, mettiamo dove ci sono le altre. E ora chiudiamo sto tetto.
Mi piace fare il tetto di vetro perché così posso vedere quando è giorno. Cioè, quando è giorno la casa è molto molto illuminata. E quando è notte posso vedere che piove dentro casa. No, quando è notte sinceramente non mi cambia molto. Però quando è giorno preferisco, perché l'illuminazione artificiale è comunque minore rispetto a quella normale. Perfetto, abbiamo sprecato un sacco di vetro. E possiamo dormire e terminare qui questa prima sessione di registrazione della Super Hostile Map, Super Hostile Map di Vex, numero 9. Mettiamo di qua. E quindi ci vediamo a una prossima sessione di registrazione. Come sempre, io sono Ari e bye bye.